Buonasera a tutti, sono Mattia Mascalzoni, collaboro con il Parco del Delta del Po dell'Emilia Romagna per lo sviluppo delle attività inerenti alla riserva della biosfera Delta del Po. Questo webinar è il primo di due webinar che si inseriscono all'interno di un'attività che è la Po Delta International, di un'iniziativa che è la Po Delta International School, che è un'iniziativa composta da eventi sia online che sul territorio. In questi due webinar, quello di stasera e quello di domani sera, parleremo di birdwatching sotto diversi punti di vista. Stasera ci concentreremo su quello che è il tema della conservazione dell'avifauna e quello che è l'ambiente circostante, quindi connesso all'avifauna. Anche se poi insieme diciamo, alla riserva biosfera di Miramare cerchiamo di capire anche un po' il tema più in generale del biowatching come strumento per la conservazione, mentre domani sera parleremo soprattutto di sviluppo sostenibile, quindi come il birdwatching può essere uno strumento per lo sviluppo sostenibile. Iniziamo questo webinar parlando con Massimiliano Costa, che è il direttore del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia Romagna, quindi in rappresentanza della riserva biosfera Delta del Po, che ci parlerà un po' di quelle che sono le attività di conservazione che il parco sta portando avanti in quest'area che è una delle aree umide più vaste d'Italia e una delle più importanti in Europa, soprattutto quando parliamo di birdwatching e quindi di avifauna. Grazie Mattia. Salve a tutti. Io parlo in italiano e la presentazione in inglese, giusto? Esatto. Ok, perfetto, condivido. La vedete? Sì, però non dall'inizio. Sì. Dall'inizio e poi. Si è chiusa, scusa, ho fatto un po' strocchio. Arrivo. Ok, la vedete? Sì. Vorrei, credo, spero. Allora, non riesco a fare. Oh, ecco, finalmente. Il Parco del Delta del Po dell'Emilia Romagna è una delle aree protette più estese, regionali più estese d'Italia ed è il più esteso della nostra regione. Ha una superficie di 54.000 ettari e coinvolge tutto il delta storico, cioè il delta che ora non è più attivo. Oltre a parco regionale, l'area è tutelata da una rete di siti di Natura 2000, il sistema delle aree protette europee, e sono presenti numerose zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. In più, il parco, come diceva Mattia, è riconosciuto come riserva della biosfera e in parte è anche patrimonio dell'umanità, in particolare una parte ferrarese collegata a Ferrara, città del Rinascimento, e il suo delta del Po, e una piccola stazione in comune di Ravenna, i dintorni della Basilica di Santa Apollinare in Classe di epoca bizantina. Prima di parlare di natura, di ecosistemi, di conservazione, un rapidissimo panorama degli altri valori del territorio del parco, che come un po' tutta l'Italia è stata occupata dall'uomo da tempo molto lungo e quindi molti sono gli elementi di interesse nel parco, anche dal punto di vista storico, architettonico, come vediamo in queste immagini che ritraggono tanti dei monumenti bizantini o rinascimentali
del territorio, ma anche dal punto di vista etnografico. Ci sono elementi di grande interesse che raccontano un po' della millenaria storia e il millenario rapporto tra l'uomo e questo territorio affascinante ma ostile. Le antiche case dei pescatori, i manufatti idraulici, le antiche industrie per la lavorazione del pesce. Dicevo, una sorta di museo etnografico all'aperto, dove la pesca è ancora esercitata con metodi tradizionali, così come con metodi tradizionali, manuali, è effettuata la raccolta del sale. Una piccola curiosità, in questo lembo di territorio si è selezionata nei secoli una razza di cane che è molto legata alle zone umide, in particolare tra Ravenna e Comacchio, dove era utilizzata anticamente per la caccia e dove oggi viene utilizzata invece per la ricerca del tartufo. C'è un tartufo caratteristico dei boschi costieri, che si chiama Bianchetto di Pineta, e questo cane è stato trasformato da cane da caccia a cane da tartufo. Ci sono tanti altri prodotti interessanti legati alla pesca, come l'anguilla marinata di Comacchio, legati alla raccolta del sale, come il sale di Cervia o di Comacchio, e in generale all'agricoltura che negli anni, soprattutto negli ultimi secoli, ha sostituito le attività legate all'acqua a causa della bonifica. Una delle attività che si sta perdendo proprio a causa della bonifica è la lavorazione delle erbe palustri, che fino a circa 50 anni fa rappresentava una forma di economia importantissima per le genti che abitavano intorno alle zone umide e che oggi purtroppo, a causa della riduzione delle zone umide e della trasformazione del bracciantato da artigianale per la lavorazione delle erbe ad agricolo, si è persa anche proprio dal punto di vista della conoscenza del come fare le cose. Il parco un po' si sta sostituendo dal punto di vista delle attività svolte nelle zone umide a questi antichi mestieri, e vi sono oggi molte attività che si svolgono all'aria aperta che permettono anche alla gente che abita nel Delta di svolgere nuovi mestieri, di fare nuovi lavori, come ad esempio accompagnare i visitatori in barca o nelle escursioni di birdwatching o a piedi o in bicicletta alla scoperta del territorio. Il sistema di fruizione è così esteso, moltissimi sono i centri visita, i musei tematici, i chilometri di sentieri escursionistici e di escursioni in barca. Il territorio è sicuramente affascinante dal punto di vista estetico, anche se nei secoli ha perduto molto del suo splendore. Molto territorio umido, allagato, è stato bonificato. Questa è una carta del 1814 che ritrae un'estensione di zone umide che assolutamente oggi non c'è più. Le zone umide erano circa 10 volte più estese di oggi, soltanto un secolo e poco più fa. In più, questa modifica del territorio ha comportato una difficoltà gestionale legata al fatto che il nostro delta non è più come questo, che è il delta del Danubio, un delta attivo dove l'acqua gestisce per conto suo in maniera perfetta le valli. È diventato così, è un sistema artificializzato, ingessato, dove l'acqua viene gestita dall'uomo e dove le grandi zone umide sono state sostituite da aree agricole. Le zone umide esistenti sono ancora collegate tra loro attraverso canali che però sono regimati e controllati dalla nostra attività, dalle scelte gestionali che facciamo. La natura, tuttavia, è ancora straordinaria in questo lembo di territorio, perché comunque su 54.000 ettari di parco, 30.000 ettari sono di aree assolutamente naturali. In particolare zone umide salmastre, zone umide d'acqua dolce, boschi e spiagge ancora naturali. Quindi in un sistema tutto sommato così esteso e ricco c'è una biodiversità davvero ancora straordinaria, con tante specie di piante, oltre 1.000 censite in questo territorio,
e anche una grande ricchezza di specie animali. Per citare soltanto i vertebrati, 60 specie di pesci, 13 di anfibi, 16 di rettili, ben 344 di uccelli censiti negli ultimi 50 anni, registrati negli ultimi 50 anni, e 61 specie di mammiferi. Alcune specie endemiche di piante sono emblemi degli ecosistemi del nord Adriatico, da Ravenna a Trieste, come il fiordaliso delle spiagge a sinistra e la salicornia veneta, una piccola pianta alofila che vive nella laguna del Mastre sulla destra. I pesci sono un altro elemento di grande interesse, in particolare l'anguilla, che è un po' un simbolo di questo territorio e di Comacchio in particolare, considerata minacciata dalla Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN, e lo storione cobice o storione adriatico, che è un'altra specie minacciata ed endemica dei fiumi del nord Adriatico. Dicevo, gli uccelli sono sicuramente l'elemento faunistico più eclatante, più interessante, e fanno del Delta del Po davvero un paradiso per il birdwatching. Moltissime sono le specie nidificanti, svernanti, di passo, e alcune di esse sono anche di grande importanza per il contributo che il Delta del Po dà alla loro conservazione a livello mondiale, come il marangone minore, la sgarza ciuffetto o il fraticello. Altre invece sono importanti perché considerate minacciate sempre a livello internazionale, come la moretta tabaccata, la pettegola o la beccaccia di mare. Veniamo un po' agli ambienti naturali importanti per gli uccelli, importanti per la vita vegetale degli animali in generale e ai loro problemi gestionali. Le spiagge naturali sono ormai ridotte a una superficie minima, circa 18 chilometri su 150 chilometri di spiagge dell'Emilia Romagna, perché tutte le nostre spiagge sono colonizzate dagli ombrelloni, dagli stabilimenti balneari, e non sono più habitat naturali, tanto che in generale l'opinione pubblica non li considera habitat naturali, al punto che questa specie, che è diventata un po' un emblema della conservazione della natura sulle nostre spiagge, è ridotta a popolazioni minime e si adatta a nidificare anche in situazioni assolutamente impossibili, come ad esempio proprio in mezzo agli ombrelloni. Le spiagge naturali, invece, se non ci fosse disturbo antropico costante, sarebbero colonizzate da uccelli nidificanti. Molte delle specie che consideriamo tipiche delle lagune interne sarebbero in realtà specie nidificanti sulle spiagge, come si vede in questa spiaggia, in realtà da un'altra parte, nel delta dell'Ebro, dove viene garantita assoluta tranquillità e le sterne possono andare a nidificare proprio in riva al mare, come sarebbe nella loro natura. Oltre al disturbo, un altro problema importante delle nostre spiagge è l'erosione costiera. L'innalzamento del mare e i fenomeni meteorologici sempre più estremi hanno fatto scomparire ettari e ettari di spiagge e dune. Che cosa fa il parco in particolare? Oltre a pulire regolarmente dalla plastica le spiagge naturali, quei 18 chilometri non utilizzati per la balneazione, in collaborazione con i carabinieri forestali svolge una vigilanza il più stretta possibile per impedire l'accesso laddove è vietato. Abbiamo presentato proprio ieri 3 progetti LIFE ordinari e un paio di mesi fa un LIFE strategico per la conservazione anche di elementi legati alle spiagge, in particolare in 2 casi per la difesa fisica proprio delle spiagge in erosione. Le zone umide salmastre occupano la superficie più estesa e sono anche dal punto di vista ornitologico l'ambiente, l'habitat, l'insieme di habitat più interessanti. 20.000 ettari, quindi gran parte delle aree naturali del Parco del Delta. Qui l'elemento di spicco, anche dal punto di vista dell'immagine, del riconoscimento rispetto all'opinione pubblica, è il fenicottero maggiore, che da 22 anni a questa parte nidifica nel Parco del Delta e ha raggiunto quest'anno il numero di 3.500 coppie nidificanti. Sono circa 10.000 i fenicotteri che si possono osservare nel Parco del Delta. Non è ormai più una specie di
grande interesse conservazionistico, perché è diventato piuttosto abbondante nel Mediterraneo, ma è comunque sempre una specie affascinante. Forse dal punto di vista conservazionistico sono più importanti, anche se meno eclatanti, meno affascinanti, i caradriformi, cioè l'insieme di limicoli, gabbiani, esterne, che nidificano sui dossi nelle lagune. Abbiamo 5 specie di limicoli, 4 specie di gabbiani e 4 specie di sterne. Tra i gabbiani, il gabbiano roseo è forse la specie maggiormente minacciata, è stata inserita come vulnerabile nella lista rossa europea degli uccelli. I dossi sono quindi un ambiente molto importante per la nidificazione degli uccelli, che deve essere attivamente conservato. Un altro importante elemento da conservare sono i gradienti di salinità, perché a salinità diverse da 0 a 50, 5 mare, ma 50 delle zone soprassalate corrispondono a habitat diversi adatti a specie diverse. La stessa cosa per i livelli idrici, che vanno gestiti, essendo un'area, come dicevo, completamente artificiale dal punto di vista idraulico, con grande attenzione per la conservazione proprio degli uccelli, in questo caso, che hanno bisogno di livelli d'acqua diversi nei diversi periodi dell'anno. Un altro elemento importante è il ricambio idrico, che deve essere sempre garantito, perché in natura l'acqua tende a muoversi il più possibile, invece in un sistema artificializzato, se non c'è qualcuno che si preoccupa della sua movimentazione, tende a stagnare. Nelle zone umide salmastre, che sono da millenni utilizzate dall'uomo, in particolare per la pesca, un altro problema importante è regolamentare, per cercare di evitare un eccessivo disturbo antropico, dato proprio dalla pesca, ma anche dalla caccia, da tutti gli utilizzi che si fa di queste lagune. In questo caso l'attività del parco si concretizza nella ricostruzione di sistemi di dossi. Abbiamo appena completato la ricostruzione di 5 importanti sistemi di dossi, in cui ci aspettiamo nel 2023 grandi colonie di gabbiani esterni nidificanti. Manteniamo costantemente il sistema idraulico. Abbiamo migliorato, attraverso nuovi modelli gestionali, la gestione delle valli di Comacchio, dove il parco è il protagonista, nel senso che compie le scelte gestionali di tutto il grande bacino di oltre 10.000 ettari, e anche di Valle Zavelea, che è una valle salmastra più piccola ma molto importante per la migrazione degli uccelli. Stiamo conducendo 2 progetti LIFE, uno per la conservazione di Ruppia cirrosa, una idrofita di acque salmastre, e uno per la conservazione dell'anguilla. Tra i LIFE che abbiamo candidato sia ieri che a maggio, ci sono 2 LIFE che prevedono interventi nelle zone umide salmastre, di ricostruzione dei dossi, ripristino delle praterie di idrofite e ricostruzione di barene per lo sviluppo dei canneti in ambiente salmastro. Le zone umide d'acqua dolce sono un ambiente di grande importanza per la conservazione, anche perché sono state in gran parte bonificate negli ultimi 3 secoli. Nell'immagine che avete visto di 100 anni fa, la maggior parte delle zone umide che compariva nella carta erano zone umide d'acqua dolce. Sono state prosciugate con grande accanimento perché davano terreni ottimi per l'agricoltura. Sono quindi ridotte a soltanto 2.500 ettari. In questi 2.500 ettari ci sono comunque elementi di grande pregio, in particolare le colonie di aironi, le garzaie. La più interessante tra tutte è quella di Punta Alberete, che è la più importante d'Italia e in cui nidificano tutte le specie di aironi coloniali europei, 3 specie di ibis, 2 specie di cormorani. Molto importanti sono anche le anatre e in particolare tra esse la moretta tabaccata, che è una specie minacciata, ancora presente con un buon numero di coppie, soprattutto nelle valli di Argenta, che sono un grande complesso di paludi di acqua dolce più nell'entroterra, e nel sistema di Punta Alberete e Valle Mandrione. Dicevo che le paludi d'acqua dolce sono un ecosistema minacciato, fragili per loro natura, ma rese ancora più fragili dalla salinizzazione delle acque dovute ai mutamenti climatici e dall'inquinamento, in particolare dal glifosato, a cui le nostre acque superficiali sono purtroppo soggette. Quindi la conservazione degli elementi naturali presenti in queste zone umide è molto complessa, resa ancora più complessa dalla loro naturale evoluzione in un sistema artificializzato verso ambienti più asciutti, perché i sedimenti anno dopo anno tendono a asciugare le paludi, e dalla presenza, in particolare negli ultimi
30 anni di un numero sempre più elevato di specie esotiche che minacciano la biodiversità autoctona. Le piante acquatiche importantissime per la conservazione di questi ambienti sono quasi ovunque scomparse a causa del glifosato, quindi una foto di questo genere nel delta del Po non è più possibile scattarla perché tutte le idrofite sono praticamente estinte, restano alcune specie di elofite, ma non tutte. In particolare i grandi lamiti sono presenti solo ancora in Val Campotto, un tempo caratterizzavano invece tutte le zone umide d'acqua dolce, e il mignatino piombato, piccola stera legata a questo ambiente, è relegato a ambienti di acqua salmastra in cui nidifica in condizioni precarie su piante diverse. Che cosa fa il parco? Gestisce attivamente Punta Alberete e Valle Mandriole, anche la vegetazione che in alcuni casi va controllata proprio per impedire l'interramento, asportando anche una parte dei fanghi che si depositano, perché il fiume non è più libero di entrare e rinnovare i fondali portando via del sedimento, e quindi dobbiamo essere noi a fare questa attività. Il sistema idraulico viene costantemente mantenuto e anche in questo caso abbiamo approvato un metodo di gestione delle acque, un protocollo di gestione delle acque innovativo che sta dando risultati in particolare per le paludi d'acqua dolce di Punta Alberete, Valle Mandriole, quelle attorno al fiume Lamone. Tra i live che abbiamo presentato, nuovi, ce n'è uno importante che è un live strategico che coinvolge tutta l'Italia settentrionale, che riguarda molti interventi legati alla conservazione delle zone umide. Ripristino di canneti, reintroduzione di specie estinte e una migliore gestione delle zone umide prative, dei prati allagati. Veniamo infine ai boschi, ho quasi finito. 5.000 ettari di boschi ancora presenti, che per la pianura padana completamente disboscata è una superficie altissima, è la superficie di boschi più elevata della bassa pianura padana. Questi boschi sono in parte pinete, come si vedeva nella foto precedente, in parte anche boschi di latifoglie, in alcuni casi di sclerofille, cioè di piante sempreverdi, come nel caso dei boschi di leccio, in altri casi di foreste caducifoglie, come nel caso dei boschi più tipicamente planiziali, non costieri, boschi dell'entroterra, in alcuni casi anche molto molto umidi, legati proprio alla presenza di zone umide di acqua dolce, con foreste allagate di frassino meridionale. La cosa più interessante accaduta in questi ultimi 15 anni nei boschi del Delta è la ricomparsa dei grandi lamiti. La mesta, si vede nella prima fotografia in alto, era presente da sempre, addirittura con una sottospecie riconosciuta 5 anni fa come endemica di quel sito. Il bosco della Mesola vive in quel bosco da quando quel bosco esiste praticamente ed è l'ultimo ceppo di cervo italiano ancora rimasto. Negli ultimi 15 anni sono arrivati uno dopo l'altro anche mammiferi dall'Appennino. Il primo ad arrivare è stato il capriolo, seguendo i corsi d'acqua, poi il cinghiale e poi da ultimo, 4 anni fa, e da 3 anni si riproduce anche, in 3 diversi nuclei, il lupo. Un altro elemento importante, non tanto dal punto di vista fauna selvatica, ma per come condiziona gli habitat, anche in modo positivo, nel senso che fa una gestione importante di alcune forme di vegetazione. The vegetation is horses that is present with some selvatici, comunque bradi, in alcune zone umide, dove riesce a caratterizzare la vegetazione in modo molto interessante, sia dal punto di vista floristico che faunistico, cioè sia per gli animali che per le piante. Che cosa facciamo nei boschi? Molto recentemente abbiamo ottenuto in gestione tutti i boschi della parte settentrionale del Parco del Delta e per questi abbiamo già realizzato alcuni interventi di riforestazione e candidato a finanziamento interventi di controllo delle specie esotiche, che sono uno dei problemi più importanti di conservazione dei boschi, robini, a pseudacacia e Ailanthus altissima in particolare. Abbiamo approvato un piano di controllo per il daino, Dama, specie esotica, che è molto abbondante in alcune aree forestali e diventa un grosso problema per la conservazione dell'ecosistema boschivo. Con questo concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Massimiliano, stavo per interromperti perché stai per finire il tempo.
Adesso passiamo a Chiara Federigotti, che lavora per il MUSE, che è il Museo delle Scienze di Trento, e è qui in rappresentanza per la riserva della biosfera al Pietrensio di Caria, quindi siamo in Trentino, nel nord Italia, e ci parlerà un po' delle attività che stanno svolgendo loro in termini di avifauna, soprattutto per quanto riguarda ad esempio una stazione di inanellamento che hanno loro all'interno della riserva della biosfera. Ok, buonasera a tutti intanto, vediamo se riesco a condividere. Mi dice che hai disabilitato la condivisione. Dovresti riuscire adesso, prova. Ah, ok, perfetto. Vediamo. Arrivo, eh. Ok, la vedete? Sì. Perfetto. E allora, di nuovo buonasera a tutti e un ringraziamento anche alla riserva di biosfera del And I'd Delta like to thank the biosphere for the di conservazione e soprattutto di uccelli, che credo siano sia uno dei gruppi di specie che ha vissuto più da protagonista la storia della conservazione della natura, insegnandoci soprattutto a andare oltre il concetto di confine e di ragionare a scala intercontinentale e addirittura, se vogliamo, planetaria. E in questa direzione va un po' anche il titolo della mia presentazione e tutta la narrazione che vi farò a And proposito all the della nostra everything attività. that I'm going to tell you about our activities. Prima di addentrarmi nel dettaglio di quello che noi facciamo all'interno della riserva di biosfera, volevo giusto inquadrarvi Now, before talking about our activities. questo territorio. Si tratta appunto di una porzione, una piccola porzione di Trentino, nella parte più meridionale, che in pochissimi chilometri, in linea d'aria, vedete una trentina di chilometri, racchiude al suo interno un'incredibile diversità. Passiamo infatti dai climi e dagli ambienti mediterranei del lago di Garda a 65 metri sopra il livello del mare, fino a quelli alpini, se non addirittura glaciali, delle cime più alte del Brenta. E tra questi due estremi è racchiusa tutta la ricchezza naturalistica, ma anche culturale, sociale ed economica di quest'area. Vedete che oltre a un notevole numero di specie, molte delle quali di interesse conservazionistico, abbiamo anche due siti patrimonio dell'UNESCO, due villaggi palafitticoli, un geoparco e una serie di aree protette, molte delle quali sono anche siti Natura 2000, che si interfacciano anche con una serie di attività e da quello agricolo. E, ecco, vi ho riportato qui la cartina della nostra riserva di biosfera e vedete che accanto alle aree di transizione che occupano la maggior parte del territorio abbiamo le aree protette che vanno a delimitare le zone buffer, nel caso dell'area protetta dei Monti Tremalzo e Tombea, e di una parte dei confini del Parco della Damello Brenta, qui a nord, e le aree cuore, le core areas, che corrispondono invece a quei siti Natura 2000 che sono riconosciuti sia come zone speciali di conservazione, ai sensi della direttiva Habitat, sia come zone di protezione speciale, ai sensi invece della direttiva Uccelli.
E la nostra storia, di cui vi sto per raccontare, è ambientata proprio in questa piccolissima area cuore, nella zona più meridionale, che è il valico di Bocca Casette. Ve lo faccio vedere da un'altra prospettiva. Ci troviamo a circa 1600 metri di quota all'interno nel cuore delle Alpi Ledrensi. E questo valico, che ha un'area estremamente ristretta, parliamo di 50 ettari, svolge un ruolo cruciale nel passaggio delle rotte migratorie degli uccelli, che nel periodo tardo estivo fino all'autunno inoltrato passano attraverso questa catena di montagne per raggiungere i quartieri invernali. E prima però di mostrarvi quello che noi facciamo in questo luogo proprio per tutelare questo punto strategico, nevralgico delle rotte migratorie, credo sia importante raccontarvi quella che è stata la storia di questo luogo, che ha un passato che affonda le sue radici nel mondo venatorio. E in questa slide vi ho riassunto quelle che sono un po' le tappe principali della sua storia, una storia che vedete comincia nel 1849, quando un abitante della valle acquista dall'amministrazione locale i diritti per la caccia agli uccelli su questo valico. Una caccia che veniva condotta impiantando un sistema di reti lungo tutto il mondo. With a system of intercettare gli uccelli di passaggio. Of nets all around the. Segue una serie di periodi di attività e inattività a seconda anche del variare della legislazione che riguardava questo tipo di caccia, ma soprattutto si fa un nome a livello di intero arco alpino per i numeri delle catture che si registravano in questo luogo. Pensate che in poche settimane di attività le persone arrivavano a catturare fino a 27.000 uccelli migratori. Quindi era un luogo estremamente cruciale per il passaggio di queste specie. E ovviamente ci trovavamo in un contesto socio-economico molto diverso da quello di oggi, e quindi era innanzitutto un'attività che contribuiva alla sussistenza delle popolazioni locali, ma che vedete si protrae addirittura per un certo periodo di tempo anche illegalmente fino alla metà del secolo scorso. Nel momento in cui a Bocca di Casette non è più possibile tendere le reti per la caccia agli uccelli, il nome di questo luogo tende un po' a sbiadire e a perdersi nella memoria delle persone, fino a quando verso gli inizi degli anni 90 un gruppo di ornitologi appassionati, accompagnati da alcuni ricercatori dell'allora Museo Tridentino di Scienze Naturali, oggi MUSE, riscopre questo valico, e proprio per la sua particolarità e anche per la possibilità davvero di toccare, di vedere con gli occhi il passaggio di questi stormi, decide di provare a testare questo luogo come sito per l'impianto di una stazione di inanellamento, di cui vi parlerò tra brevissimo. E vedete che effettivamente il sito si rivela estremamente interessante per lo studio della migrazione. In soli 4 giorni riescono a inanellare quasi
500 uccelli, ma la cosa veramente curiosa, che viene quasi interpretata come un segnale dalle persone che erano presenti, è che il primo uccello ad essere estratto dalle reti fu un regolo che portava già un anello e un anello danese, quindi suggerendo anche già quella che poteva essere la rotta seguita da questi uccelli. Ovviamente da quel momento cominciano a rendersi necessarie tutta una serie di rapporti con le persone del luogo. Questo perché la casa che oggi ospita ancora gli operatori della stazione è una casa privata che ovviamente è posseduta dai discendenti di quelli che praticavano la caccia a Bocca Casette, e vedete parliamo di 23 proprietari che ovviamente vanno messi opportunamente d'accordo sull'uso di questa casa, e due dei quali sono ancora cacciatori attivi nella zona, cacciatori alla migratoria, e che quindi diciamo hanno instaurato con noi anche un dialogo che si è con il tempo trasformato anche in una maturazione, se vogliamo, culturale nei confronti di quel luogo. Mediante loro siamo poi arrivati anche a raggiungere le altre sezioni locali di cacciatori, con le quali negli anni siamo anche riusciti a stabilire delle aree di rispetto attorno a questo valico, che fino a prima del nostro arrivo non erano assolutamente considerate, per quanto legali siano. Quindi è un'ulteriore restrizione che si sono dati. Quindi mentre noi a Bocca Casette cominciavamo a muovere i primi passi in questa direzione, anche nel resto delle Alpi nuovi valichi venivano scoperti come luoghi idonei alla tecnica dell'inanellamento, e così arriviamo al 1990. Places that were appropriate for the ringing technique, we arrive. Insieme all'allora Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi danno avvio al progetto Alpi, un progetto che aveva come obiettivo quello di coordinare il lavoro di tutte queste stazioni che fino ad allora lavoravano in maniera un po' indipendente, proprio per approfondire lo studio del fenomeno della migrazione attraverso le Alpi. Quindi non solo lavorare con un unico protocollo uguale per tutte le stazioni, ma anche concentrarsi proprio sui tempi, sui modi di questo fenomeno, sulle specie che passavano e anche sulle strategie migratorie di queste specie, anche per proprio raccogliere tutte quelle informazioni funzionali alla conservazione di queste specie. E dal momento che qualcuno potrebbe non conoscere l'attività di inanellamento, ho provato a caricare un video che spero non sia troppo scattoso, spero sia abbastanza fluido, che vi mostra ecco l'impianto che noi abbiamo a Bocca Casette. Si tratta di un sistema e Bocca Casette ha dei pendii estremamente ripidi proprio a livello del terreno, e questo lo rende un luogo anche estremamente nel catturare questi uccelli. Gli operatori della stazione ogni ora controllano la presenza di uccelli nelle reti, sia di giorno sia di notte. E uccelli che poi, vedete, all'interno di quei sacchettini vengono portati al tavolo di inanellamento, dove, diciamo, attraversano una serie di operazioni estremamente rapide in realtà. Allora, si comprendono la posizione di un anello
alla zampa dell'uccello, un anello che reca un codice alfanumerico che da quel momento in poi identifica quell'uccello in maniera unica. Ogni migratore viene poi, per ogni migratore vengono rilevati tutta una serie di parametri fisici, per cui la lunghezza dell'ala, il peso, ma anche fisiologici, come ad esempio l'accumulo di grasso e lo sviluppo dei muscoli di questi animali. Per cui attraverso questa operazione che noi portiamo avanti dai primi giorni di agosto fino alla fine di ottobre, riusciamo a monitorare quello che è il fenomeno migratorio attraverso questo angolo. Vedete, questi sono i paesaggi che circondano il valico. E poi, ecco, gli uccelli nel giro di brevissimo possono riprendere il loro viaggio. Parliamo di, nel nostro caso, circa, questi sono i dati dell'anno scorso, 11.000 specie inanellate, scusate, 11.000 uccelli inanellati nella stagione dell'anno scorso, e tutta una serie di persone coinvolte che ci aiutano nell'attività di campo. Ovviamente in questa stazione, oltre a fare conservazione, abbiamo anche la possibilità di sviluppare altri due ricadute importantissime per il territorio. Una è quella dell'educazione, e quindi sensibilizzare le persone nei confronti dello stato di conservazione di queste specie, e dall'altro anche promuovere uno sviluppo locale sostenibile della zona, perché con il tempo la nostra stazione di inanellamento è davvero diventata un'attrattiva turistica per la valle, che però mantiene comunque ancora un carattere estremamente sostenibile, quindi non un turismo di massa, ma un turismo molto di nicchia che però attira moltissime persone. E qui, ecco, con un piccolo gioco di parole ho voluto sottolineare il fatto che davvero non possiamo parlare di conservazione se non parliamo di conversazione con le persone. E quindi noi, per raggiungere il maggior numero possibile di pubblico, abbiamo attivato una nostra pagina Facebook, che se volete potete anche seguire. Veniamo regolarmente visitati da troupe televisive che ci chiedono servizi o approfondimenti sulle specie che inanelliamo, e poi abbiamo anche la possibilità di fare sia visite guidate per turisti, per scuole, ma anche veri e propri appuntamenti formativi per il personale tecnico, come ad esempio in questa foto il personale forestale. Ecco quindi che attorno a questa stazione di inanellamento nel tempo abbiamo costruito un vero e proprio cambio di prospettiva su quello che poteva essere il destino e il futuro di Bocca Casette, convertendo proprio il suo stile. Ancora una volta gli uccelli ci abbiano insegnato l'importanza delle nostre scelte, ma soprattutto di guardare lontano, di tenere sempre uno sguardo ampio anche quando ci occupiamo di conservazione. E non è un caso, infatti, che l'intera banca dati raccolta e generata dai dati di inanellamento sia una banca dati europea che ci permette di condividere i nostri saperi con tutte le stazioni di inanellamento europee che come noi si occupano dello studio e della tutela di queste specie.
E per cui ecco, spero di essere stata nei tempi e di non essere andata troppo veloce. Ad ogni modo, se poi avete domande per approfondire qualche aspetto, sono disponibile. Grazie Chiara, sei stata super puntuale. Intanto vi chiedo qualche minuto di d'attesa perché stiamo avendo un paio di qualche problema tecnico con gli interpreti e stiamo cercando di contattare. Nel frattempo, se avete domande, potete già iniziare a farcele sia in chat sia nella funzione domande e risposte. Passo un attimo velocemente al canale inglese così traduco anche per loro che non ci stanno sentendo in questo momento. I will talk to the English in English now. I ask you to wait some minutes because we are having some problem with the translator. So please if you can wait some minutes or at the moment, if you have some question, you can write them in the chat or in the Q&A section, and we will translate it in Italian and then in English to answer you. Intanto attendo. Ho visto intanto che è arrivata una domanda prima per da Francesca Pavanello, che era diretta al direttore Costa. Sì, ho risposto, però si vede. Sì, la vedono, non so. Non sono sicuro che tutti possano vedere la risposta, sì. E infatti volevo riporla nel frattempo che attendo informazioni dagli interpreti. Chiedeva nella presentazione correlata scomparsa di buona parte della vegetazione acquatica alla presenza di glifosato nelle acque come se fosse l'unica causa, se ci sono comunque dei dati o studi specifici. Rispondevi che sì, se ve lo dico io di servizio della regione di Germania monitora costantemente la presenza di questi dati inquinanti, tra cui appunto il glifosato. Che però non è l'unica causa, perché in ogni caso esatto, ci sono tanti altri fattori che limitano la presenza di piante acquatiche, in particolare nelle acque dolci, e cioè in prima battuta vicino al mare la salinizzazione delle acque dolci. Nelle aree più lontane però, cioè, le valli d'Argenta sono a 35 km dal mare e l'acqua salata non è ancora arrivata, ci sono comunque anche altri problemi, in particolare le tante specie esotiche di pesci, carpa compresa, la consideriamo parautoctona, ma la carpa è un grosso problema per la conservazione delle piante acquatiche, e poi di invertebrati, in particolare il gambero rosso della Louisiana, che credo tutti conoscano, è veramente un problema. Però diciamo che la principale causa di scomparsa, verificata anche con interventi mirati ad escludere gli altri problemi, cioè chiudendo delle zone all'accesso di queste specie esotiche, le piante comunque non sopravvivono, e la quantità di glifosato in alcuni casi è stata registrata anche 50 volte superiore alla norma di legge, quindi praticamente è come se l'acqua fosse un diserbante e quindi le piante acquatiche non ci possono vivere in sostanza. Ok, allora mi ha riscritto uno degli interpreti dicendo che possiamo riprendere, per cui passiamo a Saul Ciriaco di WWF, che rappresenta in questo caso la riserva biosfera di Miramare, e che ci parlerà delle attività che stanno svolgendo loro nell'ambito del biowatching e di quello che è la conservazione degli ambienti marini, in questo caso principalmente. Ciao Mattia, grazie a tutti, insomma, intanto al Parco del Delta ovviamente per l'invito, scusate l'invasione dalla terra al mare, ma diciamo questa contaminazione non potrà che farci bene, diciamo, nella discussione, credo. La traduzione di quello che è il birdwatching ovviamente a terra è quello che noi a Miramare chiamiamo snorkeling o sea watching, quindi osservazione del mare.
Perché ne parliamo? Ne parliamo perché nello svolgimento del tema che mi è stato dato, quindi attività di monitoraggio e rilevanza, diciamo, delle attività di, in questo caso, sea-watching, abbiamo voluto enfatizzare gli aspetti, se volete, che possono essere messi a disposizione dal rapporto che hanno le riserve di biosfera con il territorio e quindi con i fruitori, con i turisti, ma anche con i cittadini che vengono a visitarci. Vi farò quindi una breve introduzione sulla riserva di biosfera di Miramare, che è una riserva piuttosto antica, e poi vi darò la descrizione di un paio delle attività che abbiamo messo in campo e che secondo noi sono un buon punto di partenza per quelle che sono le riserve di biosfera che hanno a che fare con il mare in senso di mare aperto. E chiaramente l'esperienza di questo tipo, quindi l'esperienza dell'osservazione, è molto più matura a terra di quanto non sia a mare, e così avviene anche per il coinvolgimento di persone, diciamo, non strettamente tecniche. Però anche in mare, recentemente negli ultimi anni, con quella che si chiama citizen science, ormai molto comunemente, il coinvolgimento della cittadinanza, in questo caso attiva sulle questioni di conservazione, ci danno una grande mano anche sul tema della conservazione. Vado a condividere la presentazione così. Mi confermate che vedete? Eh sì, la vediamo. Ok. Quindi Miramare come riserva di biosfera, e il tema è un po' quello del monitoraggio e dello snorkeling. In maniera volutamente provocatoria l'ho messo in maniera dicotomica, cioè parlo di monitoraggio o snorkeling, cioè quindi come se le due cose necessariamente dovessero essere slegate. In realtà nella nostra esperienza non lo sono, e in particolar modo non lo sono per un luogo come Miramare, che ha delle peculiarità sia di tipo diciamo naturalistico che anche di tipo paesaggistico, che ci aiutano moltissimo nell'utilizzo dello snorkeling o del sea-watching come attività di monitoraggio. La principale di queste attività è che l'escursione di marea, cioè la differenza tra la minima delle maree e la massima delle maree, ci consente di avere uno spazio molto ampio. L'attività di snorkeling è un'attività che non prevede mai l'immersione, quindi è un'attività di superficie. Il fatto di avere una zona molto importante dal punto di vista dell'estensione per l'escursione di marea ci consente di assegnare un target per le attività di monitoraggio fortemente impattante sulle attività di gestione. È chiaro che se invece avessimo dovuto utilizzare lo snorkeling per il monitoraggio, per esempio, di attività legate al fondale, sarebbe stato estremamente complicato, anche in virtù del fatto che il Nord Adriatico non si contraddistingue certo per una grande visibilità. Quindi quello che normalmente è un non limite, cioè l'aria per chi fa birdwatching, a meno che non ci sia molta nebbia, nell'Alto Adriatico per lo snorkeling costituisce quasi una costante, cioè la scarsa visibilità e quindi delle condizioni penalizzanti dal punto di vista delle capacità osservative, ovviamente può essere un elemento importante. Miramare è una riserva di biosfera, prima ancora che una riserva marina, che nasce come riserva di biosfera marina. Nasce in tempi non sospetti, erano gli anni tra il 70 e l'80, ed è tra i primi elementi costitutivi del network delle riserve di biosfera in Italia. Dicevo, è una riserva rigorosamente marina, quindi all'inizio del suo percorso non ha mai avuto un contesto terrestre. E quindi anche le attività di svolgimento di tutto quello che era la gestione non hanno mai coinvolto in maniera particolare la cittadinanza e soprattutto il territorio appena al di sopra, anche perché il rapporto con diciamo, il parco di Miramare, che è la parte, diciamo, a terra del nostro castello, è sotto il controllo del MIBACT, quindi non è sotto il controllo, non lo era prima e non lo è neanche adesso, sotto il controllo del Ministero dell'Ambiente, quanto piuttosto su quello dei beni architettonici e storici. È un'area ancora molto particolare rispetto a molte delle riserve marine, poi adesso aree marine, perché nasce con un concetto assolutamente privato, quindi gestita in maniera,
diciamo, da logica quasi aziendale, se volete, seppure con forte impatto conservazionistico. L'ente gestore, infatti, da sempre è il WWF, l'associazione WWF Italia, che è stata tra i promotori dal 1973, quando andava abbastanza di moda la possibilità di richiedere concessioni sia a terra che a mare, e quindi Miramare nasce come parco marino proprio con una concessione privata, quasi come una mitilicoltura di quelle che si vedono adesso lungo la nostra costa. Bisogna aspettare il 1986 per avere la designazione di Miramare come area marina protetta. Un'entità estremamente piccola, vi dicevo 30 ettari, sono appena 1 km e 200 metri di costa, quindi è veramente residuale, situata tra l'altro in un contesto, se volete, urbanizzato, perché è vicinissima alla città di Trieste ed è stretta tra due porti, potremmo dire anche tre, di grande importanza: il porticciolo di Monfalcone, che è un porto di Monfalcone, scusate, che è un porto abbastanza rilevante anche dal punto di vista della cantieristica, il porto di Trieste e il porto di Capodistria. Quindi un'area marina decisamente, diciamo, antropizzata rispetto a molte delle altre. Il contesto anche della pesca è un contesto estremamente importante, tanto che la esiguità della fascia protetta, appena 200 metri dalla linea di costa, consentiva ai pescatori, con l'utilizzo delle lampare la notte, di attirare il pesce che stava all'interno all'esterno della zona di Miramare, il che ha avviato la prima delle, diciamo, azioni gestionali dell'area marina e il primo degli elementi di allargamento, di ampliamento della zona di Miramare. Le difficoltà burocratiche di istituirle secondo la normativa nazionale, cioè quella delle aree marine protette, ci ha convinti nel 94 a intraprendere un'altra via, e cioè quella del decreto della Guardia Costiera, quindi un decreto, chiamiamolo locale, che stabilisce una cintura di 200 metri ulteriori, regalando, quindi donando altri 90 ettari all'area marina protetta e consentendo quindi un'estensione dei confini, ma soltanto con un decreto appunto di tipo locale. L'ulteriore estensione di Miramare all'interno del contesto sempre della conservazione, ma in questo caso integrato con le attività umane, è quello che nel 2014 ci porta ad allargare la riserva di biosfera di Miramare e a farla diventare quella della costiera triestina. Quindi da 30 ettari passiamo a oltre 3.000 ettari, un contesto piuttosto importante, che nel frattempo aveva visto anche la maturazione dal punto di vista della gestione manageriale dell'area marina attraverso il conseguimento di diverse certificazioni. Cito soltanto la certificazione ASPIM, perché è una certificazione di livello mediterraneo, che testimonia l'importanza dal punto di vista della gestione delle scelte fatte all'interno di Miramare. Scelta che nel 2021 è stata confermata grazie al periodic review che è obbligatorio per tutte le aree marine protette che sono certificate ASPIM. L'area marina si configura anche come un'area Natura 2000, sia dal punto di vista della rilevanza per gli organismi a mare che anche per gli organismi a terra, in particolare anche l'avifauna. Una mappa vi rappresenta, diciamo, al centro, come vedete, Miramare, questa è la zona del castello in blu, e all'esterno in giallo vedete la zona buffer della Guardia Costiera di cui vi parlavo prima. L'estensione che abbiamo ottenuto nel 2014 è questa zona in verde, che corrisponde in parte al sito Natura 2000 Carso, e invece a mare la scelta è stata quella di ricalcare una ZTB, una zona di tutela biologica, quindi ancora una zona finalizzata alla conservazione, ma non per fini biologici, ma per fini della pesca. Quindi è un'area che viene designata dal MIPAF, quindi dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che però è stata inglobata all'interno di biosfera. Perché questa scelta? La scelta è in parte cartografica, nel senso era di comodità cartografica, ma anche coincideva con una scelta gestionale che vedeva nelle mitilicolture e negli strumenti di pesca artigianale locale uno degli elementi che noi volevamo incentivare e promuovere nel rapporto tra uomo e natura che tutte le riserve MAB dovrebbero promuovere. Che tipo di attività quindi svolgiamo all'interno di questo contesto? Ovviamente attività educative, come ne abbiamo viste nelle presentazioni precedenti.
E sono delle attività che in generale vengono svolte durante il periodo invernale o primaverile, quindi un periodo in cui poter andare in acqua o meglio sott'acqua è sostanzialmente precluso per le temperature che diventano proibitive. Una cosa diversa sono i summer camp, cioè i campi estivi che effettuiamo invece con i ragazzi, dove invece inizia questa attività di coinvolgimento anche nelle attività di monitoraggio. A queste si aggiungono attività di ecoturismo, ovviamente, e di aumento della consapevolezza sociale con famiglie e adulti, e all'interno di queste attività ci sono sia le attività con i mietilicolture, con i mietilicoltori, le escursioni ovviamente nella parte terrestre e marina, le attività di citizen science e anche vere e proprie attività di snorkeling. Cose che abbiamo implementato negli anni e che arricchiscono il contesto delle attività che svolgiamo sono quelle legate agli workshop educazionali, sia per gli insegnanti che per gli operatori, e agli eventi che legano invece la parte artistica alla parte scientifica, che sono un elemento ormai portante della nostra attività della riserva di biosfera. Lo strumento principe, quando diciamo, la stagione non ci consente di andare in acqua, è il bioma. Il bioma è il nostro biodiversitario marino, per scelta non ha praticamente acquari se non due piccole touch tank che utilizziamo per scopi esclusivamente didattici, per il resto è tutta una ricostruzione con diorami di quelli che sono i nostri ambienti, da quelli della scogliera a quelli del fondale sabbioso o fangoso, fino ad arrivare al mare aperto, dove potete vedere anche nella foto sono presenti pesci luna, ma anche squaliformi e ovviamente mammiferi marini e rettili marini. Quindi all'interno di questo percorso riusciamo a svolgere tutte le nostre attività. Questo è un esempio di come diciamo, i ragazzi vengono coinvolti e come vedete anche in questo caso la foto al centro riporta questa possibilità di andare in acqua e quindi sempre di tentare l'approccio diretto all'attività di osservazione. Attività di osservazione che viene ulteriormente implementata con le scuole superiori, ma che diventa, diciamo, predominante nelle attività estive, quindi nelle attività nelle quali i centri estivi hanno almeno uno snorkeling al giorno, quindi devono effettuare almeno uno snorkeling al giorno insieme a tutte le altre attività. Durante questi snorkeling vengono forniti degli strumenti che vedremo successivamente in qualcuna delle slide che ci aiutano a raccogliere delle informazioni. Queste informazioni vengono poi validate ovviamente dal punto di vista scientifico per poter essere utilizzate all'interno anche delle nostre, dei nostri report di monitoraggio e diventare quindi in un meccanismo virtuoso uno strumento per la gestione adattativa che ci consente di modificare le nostre scelte gestionali sulla base degli impatti che riusciamo a misurare. Queste sono alcune delle attività che svolgiamo invece con gli insegnanti e i tour operator. Per arrivare alle attività svolte con le attività diciamo, con gli artisti, quindi dal 2020, quando abbiamo iniziato con una mostra proprio sulla Pinna nobilis, il più grande mollusco bivalve del Mediterraneo, abbiamo iniziato questo rapporto con l'arte e lo abbiamo sviluppato fino a quest'anno in cui abbiamo preparato questa mostra che si chiama Il mare si fa in sette. Dicevo, tra le attività che maggiormente coinvolgono il pubblico nelle attività di monitoraggio c'è sicuramente l'azione di formazione e di alta formazione che svolgiamo con le università, che è un'attività che ormai svolgiamo ogni anno e che ci consente non solo di mostrare le tecniche che vengono utilizzate, ma anche ovviamente di raccogliere i dati grazie proprio al lavoro di questi ricercatori. Ricercatori che per la prima volta magari mettono la testa sott'acqua, vengono a contatto con queste tecniche e possono imparare loro ed acquisire dei dati che a noi sono poi utili per poter sviluppare le nostre strategie gestionali. Anche nelle quelle che noi chiamiamo escursioni naturalistiche, a parte quelle terrestri che vedete nelle fotografie, la maggior parte delle nostre escursioni estive è ovviamente di tipo marino, la richiesta è per quello, in particolare il nostro snorkeling. È uno snorkeling che diciamo, privilegia sicuramente la parte marina, ma si giova moltissimo degli aspetti architettonici e della bellezza anche della parte terrestre. In questa interfaccia, diciamo, tra bellezza subacquea e bellezza di superficie o bellezza architettonica, le persone vengono invogliate a segnalarci cose particolari che riescono a vedere e attraverso l'uso di lavagnette plastificate possono darci alcune delle informazioni sui target particolari che vengono scelti ogni anno per le attività di monitoraggio.
Questi strumenti, diciamo, che vi metto in questa slide, sono delle lavagnette subacquee, ve ne metto solo due tipologie, diciamo, quella a sinistra, che è un fronte retro, è stato utilizzato in particolare per la zona di marea, ed è un piccolissimo tool nel quale è possibile segnalare a noi non solo le specie che vengono avvistate, ma per nostro interesse anche gestionale, ci vengono segnalate quelle che vengono maggiormente gradite. Questo dell'elemento del gradimento, oltre all'elemento del monitoraggio, è un grande elemento di valutazione poi nelle scelte che facciamo, e anche nelle scelte di preparazione dei materiali didattici e anche dei materiali di monitoraggio. Sulla destra invece trovate un piccolo libricino che si chiama Chi l'ha vista, anche questo è un libricino subacqueo. Credo che voi lo vediate adesso anche in video, ed è stato sviluppato appositamente per essere dato agli snorkeler durante le attività di visita per valutare soprattutto il popolamento delle specie della zona di marea, che era un po' quello che vi dicevo, anche se all'interno abbiamo inserito anche organismi che sono comunemente visibili dalla superficie e che non fanno parte, diciamo, del fronte, diciamo, della zona di marea. Ma che tipo di informazioni, richiediamo ai nostri visitatori? Ai visitatori richiediamo delle informazioni che riguardano ovviamente Miramare, ma anche informazioni per quando loro vanno via da Miramare, cioè il rapporto che si riesce a stabilire, si riesce ad instaurare tra la guida e il visitatore è un rapporto che non si conclude con la visita, non deve concludersi con la visita. L'appeal, diciamo, di un'area marina, l'appeal di una riserva è quella di portare, di regalare un messaggio da portare a casa. Questo messaggio deve essere in qualche maniera semplice, deve essere guidato. E questo messaggio deve consentire di avere anche nel prossimo futuro dei feedback dalle persone che vanno via. Nel nostro caso abbiamo voluto dare, per esempio, particolare enfasi sul tema delle alghe a Fucus virsoides. Fucus virsoides è una Fucales, è un'alga bruna tipica delle zone di marea, che era molto comune fino a qualche anno fa, direi fino al 2010 più o meno, lungo tutta la costiera triestina, ma direi il nord Adriatico in generale, e che adesso è in grave sofferenza. Pensate che nel Golfo di Trieste, l'unico posto nel quale si trova è ancora nella baia di Panzano vicino a Monfalcone ed è l'ultimo residuo che è rimasto di una fascia che era estremamente importante e che a causa dell'impatto antropico ha subito grossi, diciamo, grosse minacce. A questo si aggiunge, come succede ovviamente anche nelle zone lagunari interne, i problemi enfatizzati dal riscaldamento globale che su specie che sono, diciamo, relitti glaciali come questo hanno un impatto molto, molto forte. Quindi l'attività umana che tende ad utilizzare le coste in maniera sconsiderata, non tenendo in considerazione le zone appunto rocciose di marea popolate da questa alga, più il riscaldamento globale stanno minacciando fortemente. Si parla di estinzione, della prima estinzione a livello mediterraneo di questa specie di alga bruna, su cui stiamo lavorando proprio con dei progetti di restauro. I cittadini ci hanno aiutato a trovare delle zone nelle quali trovare piccole sacche di resistenza dove prendere gli individui che vengono utilizzati per la riproduzione in laboratorio, grazie a un rapporto che abbiamo con l'Università di Trieste. Al centro trovate uno degli emblemi, non è la bavosa pavone che è il simbolo di Miramare, ma è uno degli animali più comuni che si trova, una delle bavose più comuni che si trovano a Miramare. Ed è stato, diciamo, l'elemento che è stato maggiormente visto dai nostri visitatori, del motivo per il quale ve lo metto, ma è l'emblema di tutte le bavose, è l'emblema di questi organismi, di questi pesci, che spostano la loro casa a seconda dell'altezza del mare e che quindi hanno una serie di adattamenti biologici che sono estremamente importanti per tutto quello che è il nostro sistema. Infine la pinna nobilis, che come vi dicevo è a rischio dal 2016 e che aveva visto nell'Alto Adriatico uno dei bacini, diciamo, di resistenza utile per il possibile ripristino, e che invece dal 2019 è stata falcidiata dalla presenza di questo Aplosporidium pinne, che ha decimato la popolazione, mettendola a rischio anche dalle nostre parti. La cittadinanza ci ha aiutato a trovare i resistenti, quindi gli animali che in qualche maniera sono sopravvissuti, e recentemente anche i giovanili, quindi gli individui che sono riusciti, diciamo, a nascere dopo l'epidemia.
tipo di risultati ci vengono donati, diciamo, dalle osservazioni, da questo sea watching, da questo bio watching, come lo chiamava Mattia? Alcune osservazioni particolari su organismi che sono presenti da noi, è il caso di questa motella che vedete a sinistra, e che però ci, come dire, ci consegna in questa fotografia fatta da una bambina un comportamento particolare che non avevamo mai notato e che quindi è molto interessante dal nostro punto di vista, ci consegna la presenza di alcune specie non indigene, quindi di alcune specie aliene, come il caso di questo sergente maggiore avvistato da uno snorkeler che ce lo ha segnalato e con il quale poi siamo andati a controllare effettivamente la presenza di queste specie aliene. Quest'anno era il pesce scoiattolo, questo sergente del 2019, oppure l'allargamento di alcuni areali di specie ubiquitarie, come nel caso del pesce serra che vedete qui sulla destra, che sta ormai invadendo l'intero Mediterraneo e che è arrivato in abbondanza nel Golfo di Trieste e che ci viene segnalato dai nostri utenti, dai nostri snorkeler. Forse una delle attività che ci ha dato più prestigio dal punto di vista della citizen science e dell'uso dello snorkeling è quello sulla Pinna Nobilis, dove addirittura abbiamo persone che sono talmente entusiaste di fornirci dei dati che creano dei fogli loro stessi. Questo è il caso di questa signora che si chiama Laura Hughes, che ha iniziato, una nuotatrice che ha iniziato a vedere delle pinne piccole vive nella zona di Barcola, e mi ha creato un Google Sheet che ha condiviso con me, nel quale ogni giorno che andava a nuotare mi segnava latitudine e longitudine degli organismi che trovava, e nelle note mi segnalava anche quando morivano, quando vivevano, e mi ha fatto tutta l'estate praticamente un monitoraggio quasi quotidiano delle condizioni di questi organismi. Si tratta, consideratelo, insomma, di 30 organismi, 30-40 organismi. Pensate che in Sardegna fino all'altra settimana si pensava che non ci fosse neanche una Pinna Nobilis, adesso ce ne sono 5 e sembra di aver trovato la Mecca. Considerate che nel Golfo di Trieste, appunto, soltanto dalle segnalazioni di questa snorkeler abbiamo almeno 30 segnalazioni, diciamo, donate in maniera gratuita, risparmiando molte delle attività di ricerca, perché è un'attività che comunque è time consuming, quindi ci costa molto tempo e ovviamente anche molte risorse economiche. Un ultimo risultato. Hai ancora un minuto. È la slide finale, infatti, grazie. E l'ultima slide è quella sulle bavose, appunto, attività di monitoraggio svolte attraverso lo snorkeling ci consentono di fare del ranking, quindi una gradazione tra le specie che vengono maggiormente viste in alcune zone piuttosto che in altre, ed è da questi dati che abbiamo dedotto che la gotte gialle che avete visto prima, nella slide di prima, era la bavosa che viene vista con più frequenza. Io con questo chiudo e ovviamente rimango a disposizione per le domande. Grazie. Grazie, grazie Saul, grazie Chiara, grazie Massimiliano. Allora, inizio io cercando di fare un attimo un riassunto del perché abbiamo voluto parlare anche di biowatching e non solo di birdwatching all'interno di un webinar che inizialmente doveva essere principalmente legato al mondo della avifauna. Diciamo che i due elementi hanno dei comuni denominatori molto simili, richiedono comunque un'estrema competenza tecnica e scientifica, soprattutto nella raccolta dei dati. Parliamo comunque di animali estremamente difficili da vedere a volte, o da seguire, da monitorare. Colgo, diciamo, l'opportunità offerta dall'estrema biosfera di Miramare per parlare di un aspetto che, quando si parla di conservazione e monitoraggio, non sempre viene considerato e soprattutto sfruttato, che è quello del citizen science, quindi di sfruttare quelli che sono i dati che normalmente possono essere resi disponibili da chi pratica queste attività. Nel birdwatching, diciamo, forse è uno dei principali strumenti e metodi per fare monitoraggio, perché è estremamente complicato da seguire quello del movimento dell'avifauna. Quindi volevo chiedere, in questo caso, a Chiara Federigotti e Massimiliano Costa se ci sono dei progetti di citizen science e come vengono sviluppati nelle rispettive aree di competenza, quindi nelle rispettive riserve della biosfera. Dimmi tu chi... Vai, inizia pure tu. Come decidi tu, Mattia, che conduci? Chi interviene prima? Fai te, Massimiliano, che è così. Allora,
c'è un progetto nazionale fondamentale, importantissimo, che è Ornito. Ornito.it è un sito dove sia gli ornitologi che gli osservatori di uccelli, birdwatcher, caricano i loro dati con dei validatori che ne certificano la credibilità. E quella è una bellissima iniziativa che permette di ottenere tantissimi dati di presenza. Vale per tutto il territorio nazionale, quindi è utile per tutte le aree protette anche. In più, quello che noi facciamo, noi abbiamo una convenzione con ASOE, che è l'Associazione degli Ornitologi dell'Emilia Romagna, che raggruppa ornitologi, ma anche tanti appassionati birdwatcher, con cui collaboriamo per la raccolta dei dati. E partecipiamo anche noi direttamente alle loro attività di monitoraggio. Abbiamo un programma di monitoraggio di tutte le zone umide più importanti, un monitoraggio mensile. E direi che questa è l'altra attività importante che facciamo come parco e che coinvolge tanti appassionati, oltre che alcuni professionisti che comunque gratuitamente collaborano per passione. Abbiamo anche una stazione di inanellamento in cui lavorano due persone, un dipendente del comune di Ravenna e un inanellatore che abbiamo incaricato noi, a cui partecipano però anche tanti semplicemente appassionati, ovviamente con le dovute cautele, perché l'inanellamento è un'attività che richiede, che non è un'attività tipica da citizen science, però con le dovute cautele può in ogni caso permettere ad alcuni di avvicinarsi a questa disciplina straordinaria. E io purtroppo non ho mai il tempo di andarci, però insomma non vedo l'ora di andare in pensione per ricominciare ad inanellare, che è la cosa più bella che si possa fare, secondo me, ma da quando faccio il direttore di parchi non riesco mai ad andarci. In tutti i parchi dove sono stato ho aperto delle stazioni di inanellamento, poi io sono l'unico che non riesce mai ad andarci. E quindi, vabbè, a parte questa battuta, direi che queste sono le principali attività per quanto riguarda gli uccelli. Poi ci sono anche altre cose su altri gruppi, però insomma, oggi parliamo. Sì, anche per quanto riguarda il museo di Trento, naturalmente abbiamo diversi progetti di citizen science aperti. E per quanto riguarda l'ornitologia, devo dire che abbiamo un gruppo di grandi appassionati di bird watching che ci aiutano con estrema competenza anche in quelli che sono i monitoraggi regolari, diciamo, che come museo facciamo sull'avifauna nidificante. E quindi sicuramente il loro è un contributo fondamentale anche quando si ragiona in termini, senza essere veniali, però di risorse economiche o di tempo, è sicuramente un contributo prezioso a loro. E abbiamo poi una serie di progetti che invitano le persone ad inviarci dati raccolti occasionalmente in questo caso, e che in molti casi confluiscono in pubblicazioni, in quelle pubblicazioni che noi definiamo come atlanti faunistici, per cui proprio in questi mesi è in fase di ultimazione l'atlante degli anfibi e rettili della provincia di Trento, ovvero per chi magari non è proprio del settore, sono volumi in cui per ciascuna specie viene ricostruita un po' la distribuzione all'interno del territorio, e una mole considerevole dei dati utilizzati per la realizzazione di questi atlanti deriva proprio da cittadini che magari passeggiando in montagna piuttosto che in riva a qualche lago, qualche zona umida, si è imbattuto in anfibi e rettili. Quindi credo che sicuramente la citizen science sia davvero uno strumento che con le dovute cautele può contribuire in maniera significativa anche ad incrementare la nostra conoscenza sulle specie, per cui personalmente sono una grande promotrice di questo tipo di attività, ecco.
senza contare poi tutte le ricadute indirette che riguardano l'educazione delle persone e il loro avvicinamento, anche se vogliamo, alla dimensione naturale, che magari per chi vive in un ambiente, diciamo, non urbano può apparire scontato, ma sempre più ci si rende conto che chi soprattutto frequenta e vive nelle grandi città ha un distacco sempre maggiore da quello che è il mondo naturale, ed è estremamente importante riavvicinare questi due mondi, ecco. Grazie Chiara. Saul, rimanendo sempre sul tema della citizen science, riesce le attività di monitoraggio che portate avanti attraverso, diciamo, in generale come riserva di biosfera e con il contributo di tali dati, riuscite a migliorare le attività di conservazione, o meglio, aiutano queste attività di monitoraggio ad avviare dei processi più specifici per quanto riguarda la conservazione, o a volte rischiate un po' di lasciarli un po' come attività di monitoraggio e poi non dare seguito invece ad una ricaduta vera sul territorio, in questo caso sulla sfera di Miramare? Un po' come diceva Chiara, secondo me bisogna valutare i due aspetti fondamentali. Uno è il coinvolgimento emotivo, diciamo, in questo tipo di attività è una cosa che è incomparabile a qualsiasi altra attività, e quindi se tu riesci a coinvolgere un numero magari ristretto, limitato, se sei fortunato anche ampio, riesci, e hai dei target facili, perché il problema della citizen science sono i target. Nel nostro caso, per esempio, Pinna Nobilis è un target facile, ma anche dire qualsiasi cosa strana vedi è abbastanza facile, però impone dal punto di vista, cioè non è che tutto quello che arriva dalla citizen science può essere, come dire, unsupervised e lasciato lì. Chiaramente va controllato, va monitorato, è vero che non costa nulla lui che te lo segnala, però a te di andare a controllare comunque ti tocca, quindi diciamo ha un grande impatto, però ti può consegnare, se i target sono facili e l'estensione geografica è ampia, come nel nostro caso, dover fare monitoraggi lungo tutto il Golfo di Trieste, addirittura lungo tutta la costa del Friuli Venezia Giulia per trovare le pinne vive, faccio un esempio, avere 100 persone che fanno magari solo due snorkeling al mese o anche due snorkeling durante tutta l'estate, sono comunque centinaia di metri di monitoraggio risparmiati da parte nostra. Poi è chiaro che tu, come dire, in maniera chirurgica puoi andare sulla posizione giusta, però devi dare le istruzioni giuste, fare la formazione, diciamo, è vero che è gratis tra virgolette, ma non è esattamente come dire, così regalato, ecco. Impone uno sforzo di preparazione che però poi ha dei risultati nel tempo molto buoni, quindi a noi ha dato molta soddisfazione sia dal punto di vista gestionale che dal punto di vista scientifico, per cui devo dire che siamo molto soddisfatti. Intanto chiedo se ci sono domande da parte dei partecipanti, da chi ci sta seguendo. Di comunque scriverle in chat o nella sezione Q&A. Tornando, diciamo, al tema della conservazione di quelli che sono gli ambienti, quanto occupa in realtà, perché spesso si parla di conservazione e non si ha una chiara idea di cosa significa conservare un ambiente naturale, diciamo, in detta del Po, che è un ambiente molto complesso, ma questo vale anche in un ambiente alpino. Se ci potete dare dei numeri relativi a intanto in termini di costo, che forse è uno degli strumenti più facili da trasmettere come elemento comunicativo, ma cosa significa effettivamente conservare un ambiente naturale a favore dell'avifauna? La domanda è alquanto complessa. Nel caso delle nostre zone umide naturali, che non sono per niente naturali, ma sono completamente gestite dall'uomo dal punto di vista idraulico, secondo me, così a occhio, noi abbiamo 5 persone che tutto il loro tempo lavorativo lo dedicano esclusivamente alla conservazione di quegli ambienti. Se faccio una media su 14 in totale dipendenti che siamo, almeno 5, direi che facendo la somma di tutti, 3 o 4 fanno proprio solo quello. Ma
forse anche più di 5, quindi direi che almeno 6 persone dedicano il loro tempo lavorativo a quell'attività lì. E quindi in questo caso è sicuramente un luogo del tutto particolare. E poi a monte degli interventi gestionali che decidi di fare, c'è la conoscenza dei problemi che devi risolvere, perché altrimenti rischi di fare degli errori piuttosto che delle cose, invece che delle cose utili. E quindi se aggiungiamo a quella che può essere vista immediatamente come attività di conservazione, cioè la gestione pratica, anche tutto quello che serve per conoscere che cosa fare, quindi il monitoraggio, direi che metà di noi lavora praticamente 365 giorni all'anno sulla conservazione, quindi è un'attività molto dispendiosa in questo caso. Per tornare all'esempio, dato che fino a un anno fa lavoravo in un parco di montagna, era molto diverso, in effetti. Devo dire che l'impegno che richiede è molto meno assiduo, molto meno costante. Si fanno certo progetti di conservazione, si fa monitoraggio, si fanno progetti di conservazione, ma non c'è una quotidianità come quella che è richiesta in questo sistema. Perché purtroppo quando negli anni 50, 60 si sono completate le bonifiche, si decise, non pensando assolutamente alla conservazione della natura, di artificializzare completamente tutto, pensando di poter gestire meglio le cose, quell'artificializzazione decisa allora comporta oggi dei costi gestionali immani. E purtroppo dobbiamo farcene carico. Quindi si tratta davvero di un'attività di conservazione che non è nemmeno quella magari immediatamente percepibile come tale, perché non sono gli interventi di ricostruzione dei dossi per la nidificazione, di consolidamento della zona dove nidifica il fenicottero, di gestione di un canneto per favorire determinate specie o magari per mantenere un prato umido che ne favorisce altre. Sono attività di manutenzione dei sistemi idraulici che se non vengono fatte le valli vanno immediatamente in crisi anossica, in crisi eutrofica, e quindi sono in ogni caso comunque fondamentali. E poi, oltre a queste attività, nella manutenzione e nella gestione dei sistemi idraulici ci sta anche la scelta sui gradienti di salinità da tenere, la scelta dei livelli da tenere di acqua, e quindi non soltanto un'attività di manutenzione ordinaria, ma anche scelte gestionali precise che comunque sono davvero quotidiane. Cioè la marea entra e esce tutti i giorni e tutti i giorni bisogna decidere che cosa fare con quella marea in un sistema così artificiale, purtroppo. No, per quanto riguarda l'esperienza trentina, chiaramente come museo noi ci occupiamo di studiare, di monitorare, di offrire le linee di indirizzo per le azioni di conservazione, per cui non saprei dare ovviamente dei numeri sugli interventi, ecco, di conservazione, però c'è un aspetto che forse ci può far riflettere. E cioè che è stato dimostrato anche nel caso del nostro territorio che le aree protette da sole non sono sufficienti a garantire la conservazione delle specie. E faccio riferimento a uno studio che è stato condotto sulle zone umide della provincia di Trento, che ha dimostrato come in una trentina d'anni abbiano sì segnato un aumento nelle popolazioni di uccelli che definiamo generaliste, ma non siano state così efficaci invece nel proteggere, nel tutelare le specie invece più specialiste di quel tipo di ambienti. E questo è un aspetto che deve farci riflettere, e soprattutto deve portarci a capire che le nostre azioni di conservazione devono andare anche negli spazi attorno alle aree protette e, in altre parole, creare una diffusione nel territorio di tutto questo tipo di approccio conservazionistico. E quindi noi dobbiamo andarci ad interfacciare con chi lavora sul territorio, e nel caso trentino faccio riferimento agli agricoltori, agli allevatori che gestiscono in molti casi anche questi ambienti seminaturali
che si sono evoluti in secoli di utilizzo del territorio, ma che sono anche caratterizzati da equilibri estremamente fragili, legati a tecniche di gestione molto particolari, che se noi andiamo a modificare chiaramente si traducono in una perdita di quegli habitat così particolari. E secondo me questo è un aspetto importantissimo che ci fa capire quanto sia complesso fare oggi conservazione. E ancora una volta gli uccelli ci aiutano a ragionare fuori dai nostri schemi in cui tendenzialmente ci piace sempre, no? Delimitare le cose, dare un confine alle cose, però purtroppo purtroppo per noi la natura non funziona così e ha bisogno di quella continuità, di quelle connessioni ecologiche che sono fondamentali per la sua tutela. Ha parlato di agricoltura e aggiungo un elemento importante che riguarda proprio le aree agricole nell'ultima lista rossa redatta da BirdLife International sugli uccelli. La maggior parte degli uccelli minacciati in Europa, cioè il numero più elevato di uccelli minacciati è quello legato alle aree agricole. In agricoltura non ci pensiamo mai che si debba fare conservazione, perché siamo in effetti sempre concentrati molto sulle aree naturali, ma in realtà in questi ultimi anni sono molto più in crisi le specie legate agli ambienti agricoli che non quelle legate alle zone umide o alle aree boscate. Infatti volevo un po' arrivare anche a questo punto che Chiara ha sorvolato, perché quando parliamo di conservazione magari noi ci figuriamo un punto specifico di un territorio e non consideriamo mai il fatto che conservazione va oltre, diciamo, dei confini naturali, perché siamo abituati ai confini amministrativi. Noi fin qua c'è il comune X, dopo c'è il comune Y, oltretutto non comporta solo la natura, ma conservare spesso implica anche collaborare con altri soggetti che appunto non sono immediatamente correlati alla conservazione, come l'agricoltura. Adesso nel parco del Telepo, ad esempio, c'è Life Perdix, che è un progetto che sta andando avanti, ha iniziato qualche anno fa, andrà avanti qualche anno ancora. Quanto quindi riuscire a raccogliere, coinvolgere altri soggetti oltre al parco che si occupa di conservazione per mandato, o anche magari le università, i musei che quindi fanno ricerca, quindi quanto coinvolgere altri soggetti è importante per la conservazione oggi, rispetto magari invece a qualche anno fa, dove forse era un po' più semplice. Il coinvolgimento delle università e dei musei, sono in particolare con quelli del territorio, quindi l'Università di Bologna e quella di Ferrara, col Museo di Ferrara, è fondamentale per noi, perché comunque collaborano con noi o svolgono per noi delle attività di monitoraggio che noi non saremmo neanche in grado di fare in alcuni casi. E quindi è fondamentale. Per quanto riguarda proprio l'attività di conservazione vera e propria, il loro ruolo è minore, anche se nei life che parlavo prima, due sono stati scritti assieme all'università, uno con quella di Bologna, uno con quella di Ferrara, proprio per progettare insieme attività di conservazione. Per quanto riguarda invece l'agricoltura, devo dirti che è una delle attività più difficili in assoluto, per quanto mi riguarda, perché gli agricoltori hanno in mente un'altra cosa. Io vado d'accordissimo con gli agricoltori, ho pieno rispetto per la loro attività e capisco le loro esigenze. Loro vogliono, soprattutto magari in colline, in montagna, un po' diverso, perché comunque è un'agricoltura, un po' come l'esempio che faceva prima Chiara dei cittadini rispetto a chi è abituato a vivere nella natura. Gli agricoltori di colline di montagna sono abituati a vivere nella natura, gli agricoltori di pianura non sono più abituati a vivere nella natura. Cioè, per loro l'agricoltura è un'industria, loro producono nel campo aperto a livello industriale e oggettivamente non è una critica che gli faccio, li capisco, è il loro mestiere,
non ne vogliono sentir parlare di conservazione. Cioè, per loro la conservazione non è un elemento. Loro devono produrre. E quindi è un po' difficile fare conservazione della natura. Del resto, come dico, li capisco, li rispetto e non ci sono strumenti per evitare questa cosa. Nel senso che quello che ci si dice sempre è dovete essere capaci di utilizzare o di far utilizzare il PSR, quindi la politica agricola comune, la PAC, da cui discende il piano di sviluppo rurale, per incentivare determinate attività finalizzate alla conservazione. Ma la PAC e il PSR sono talmente lontani dalle reali esigenze di conservazione, almeno in Emilia-Romagna, che non si riesce assolutamente ad affrontare il tema. Non c'è proprio in pianura, in collina è diverso, ma in pianura non c'è proprio. Per adesso non vedo all'orizzonte nessuna possibilità di fare conservazione degli elementi legati agli ambienti agricoli. Sono un po' drastico, ma purtroppo il quadro nella pianura padana è abbastanza desolante in questo momento dal punto di vista naturalistico. No, effettivamente sono d'accordo con Massimiliano che rapportarsi con questo tipo di realtà, che sono realtà economiche, significa trovare anche una lingua comune che non è facile da raggiungere. E è vero anche che perlomeno nel territorio trentino nel quale noi lavoriamo, l'agricoltura in effetti ha una diversa impostazione, ha una diversa vocazionalità, anche se vogliamo, in termini di tipologia di prodotti. E però è anche vero che negli anni c'è stato un certo trasferimento di quello che è il modello pianura, chiamiamolo così, nel contesto alpino, soprattutto per quanto riguarda il settore dell'allevamento. E però ecco, come museo credo che svolgiamo un ruolo importantissimo su diversi fronti. In primis su quello del fare rete con queste realtà che in molti casi corrispondono a soggetti privati e porto l'esperienza di un progetto triennale che sta per concludersi adesso, in cui noi abbiamo lavorato con i viticoltori del comune di Trento. Sono tutti aziende biologiche che si sono impegnati a costruire insieme a noi delle azioni di conservazione condivise da portare avanti all'interno delle loro aziende. Un'azione che abbiamo fatto è stata quella e del quale stiamo anche monitorando l'efficacia reale, è stata quella di installare all'interno delle loro aziende una serie di cassette nido, e parliamo di 300 cassette nido distribuite in 10 aziende di piccola superficie, che appunto hanno lo scopo di provare ad aumentare la disponibilità di siti di nidificazione proprio anche a seguito della perdita di tutti quegli elementi che in passato caratterizzavano il paesaggio agricolo. E in aggiunta ai muretti a secco faccio riferimento alle siepi, anche alle piccole zone umide oppure ai grandi alberi isolati, che nel nuovo modello agricolo sono tutti elementi che tendono ad essere eliminati proprio a favore della produttività. Il grande messaggio da dare, secondo me, e che penso anche che un poco alla volta venga capito da questi soggetti, è che in realtà il vero investimento è la biodiversità, perché restituisce in termini di servizi ecosistemici un valore economico che quando si mette sotto gli occhi dei produttori restano un attimo spiazzati, no? E quindi capiscono
per quanto non mi piaccia monetizzare il valore della natura, è probabilmente una strategia che può aiutarci ad entrare in dialogo con queste realtà. Dall'altro c'è tutto il tema della formazione, dell'educazione dei cittadini, intesi come persone che non si occupano quotidianamente di questi temi, perché poi loro sono quelli che, diciamo, possono influenzare le decisioni politiche. Quindi è chiaramente un processo estremamente lento, perché si va a lavorare sulla dimensione culturale, però è anche una delle poche armi, diciamo così, che abbiamo a disposizione, penso. Grazie Chiara. Non so Sao se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti faccio un'ultima domanda veloce. Io direi solo una frase, perché noi ci siamo ritrovati a dover ripristinare, cioè se non ci occupiamo della biodiversità, cioè se non conserviamo adeguatamente, il rischio è di dover porre rimedio dopo, quindi restaurare, ripristinare, chiamatelo come volete, restaurare, chiamatelo come volete. Il costo a mare del restauro è estremamente più ampio, immagino anche a terra, del conservare, oltre che diciamo molto meno ecologico, diciamo, del conservare bene. Quindi è mandatorio, diciamo, è obbligatorio e cercare di conservare al meglio. Purtroppo è più facile trovare le risorse, questo lo dico al direttore perché lo sa bene, è più facile trovare risorse per sistemare dopo piuttosto che per gestire coerentemente e con efficacia le aree protette, motivo per il quale, come diceva Chiara, molto spesso gli strumenti area protetta non sono sempre così efficaci come vorremmo. Ecco, questa è l'unica cosa che mi sento di dire. Parlando, ultima domanda, veloce risposta, molto veloce, così poi ci salutiamo e andiamo verso la cena. Spesso come strumento per comprendere qual è il reale valore della conservazione si parla di servizi ecosistemici. È uno strumento utile per capire quindi se e come conservare, o è uno strumento solo di comunicazione per facilitare magari quella che è l'educazione ambientale piuttosto che il coinvolgimento? Facciamo sempre lo stesso ordine. Sono d'accordo con Chiara quando prima diceva che non, che non le piace monetizzare, non piace neanche a me. Penso io che ho una formazione economica, quindi purtroppo... Sì, lo so Mattia, però io penso davvero che allora la conservazione della natura vada fatta perché va fatta. E se riuscissimo a capire questo, il genere umano farebbe un grande salto di qualità intellettuale che purtroppo ancora è molto lontano dall'arrivare e forse ci estingueremo prima di arrivarci. Però sicuramente i servizi ecosistemici sono un buon metodo per comunicare l'importanza di determinati elementi naturali che altrimenti difficilmente arrivano all'opinione pubblica, ai decisori, in alcuni casi anche alle forze economiche, perché, come diceva prima, mi pare sempre Chiara, se riescono a capire che a volte conservare determinati ambienti può generare anche un ritorno economico, è più facile che accettino di farlo. E quindi sono un buono strumento. Dal punto di vista gestionale, secondo me, nel senso, se devo dire che danno indicazioni a chi gestisce per compiere meglio delle scelte, no, penso di no. Cioè, a volte ci si alambicca un po' il cervello per cercare di trovare un servizio ecosistemico laddove si deve fare un intervento di conservazione. Ecco, questo sì, però insomma bisogna fare anche così. Ah sì, anch'io lo percepisco come uno strumento efficace, soprattutto quando si va a dialogare con certe persone, ma credo che basti un esempio per farci capire quanto può essere efficace. Un conto è dire gli impollinatori svolgono un servizio ecosistemico importantissimo, che è quello dell'impollinazione. Un conto è dire gli impollinatori ci fanno risparmiare 2 miliardi di dollari l'anno grazie al servizio di impollinazione che fanno. Purtroppo
come dire, il linguaggio economico è il linguaggio che più sembra far presa oggi nella nostra società, per cui io dico, vabbè, se funziona utilizziamolo, per quanto ecco, resti anch'io dell'idea di Massimiliano che comunque accanto a questo linguaggio dobbiamo sempre far passare il valore che ha la biodiversità in sé, quindi non abbiamo nessun diritto di distruggere la vita che ci circonda. E quindi questo resta comunque il valore principale che credo sia importante trasmettere, anche perché non credo vada spiegato il benessere che proviamo quando ci troviamo in un ambiente intatto dal punto di vista naturalistico e anche paesaggistico, ecco. Aggiungo i miei 5 centesimi. Io vado un po' contro tendenza, nel senso che a me piace parlare di servizi ecosistemici e capitale naturale, pur essendo un etico della conservazione, perché sono convinto che chi non ha la sensibilità per, in maniera intrinseca, per capire la bellezza della natura, so, tutte le cose di cui non ha senso neanche che parliamo adesso, difficilmente comprenderà un linguaggio diverso da quello. E tutto sommato, in fondo, monetizzare è una brutta parola, non piace neanche a me, però invece valorizzare nel senso di dare un valore non vuol dire necessariamente renderlo vendibile, cioè dare un valore alle cose, dargli anche un valore in senso economico, non vuol dire necessariamente che questa cosa sia in vendita. Ci sono molte cose che le persone capiscono. Noi per il mare lo diciamo per la respirazione, per l'ossigeno, il fatto che comunque il servizio diciamo donato dalla natura sia l'ossigeno che noi respiriamo, sfido chiunque a dire che potrebbe pagare 10 euro per fare a meno, diciamo, dell'ossigeno. Questa è una cosa che io utilizzo abbastanza spesso, dicendo pensate a questo come agli altri sistemi, ecco, non necessariamente tutto deve essere così facile da capire. Quindi sì, dipende un po' dall'interlocutore, però. Esatto, vanno, come tutte le cose, vanno usate con un po' di sale in zucca, ecco. E poi ecco, molto più grave è il messaggio che passa con la compensazione, no? Per cui io distruggo un ambiente in un punto perché tanto in un altro pianto degli alberi, ecco. Per cui quello è un gioco sicuramente più pericoloso da fare e assolutamente da non praticare più, direi. Purtroppo è in tantissime norme e noi a volte ci troviamo a dover rispettare delle norme che ci dicono che determinati interventi sono da ammettere purché compensati, e noi non abbiamo strumenti fuori da Natura 2000. Dentro Natura 2000 è un po' più difficile dover dire di sì, cioè quindi è più facile per noi dire di no ed è meglio. Ma fuori, nell'area contigua, nel parco generico, diciamo, la compensazione va... va di gran moda, è prevista dalle norme, e quindi uno disfa qui e rifà di là. Ma per dare una battuta, cioè nel caso di una zona umida, tra l'altro i tempi possono essere anche abbastanza veloci, ovviamente non è la stessa cosa, nel caso di un bosco sono un po' più lunghi, ma dove lavoravo prima mi sono state proposte delle compensazioni di doline, ricostruiamo una dolina, era un parco carsico, eliminiamo questa dolina, la facciamo da un'altra parte, come se fosse una cosa possibile, per dire, la compensazione fino all'estremo. Ok, allora non ci sono altre domande. Io ringrazio i relatori di questa sera, ringrazio Silvia Sturlese, che è l'interprete che ci ha accompagnato durante questo webinar. Ci vediamo domani sera con il secondo webinar, dove appunto parleremo di sviluppo sostenibile connesso alla avifauna. Avremo la riserva della biosfera della Bassa Sassonia, che ci parlerà di un loro progetto che si chiama, ha un nome un po' difficile, che è Zugvogeltage, che sono queste giornate dedicate agli uccelli, e avremo anche la riserva della biosfera di Monfragüe, che è nella regione di Extremadura, quindi sempre nel nord della Spagna,
dove invece stanno portando avanti degli importantissimi progetti legati al birdwatching come strumento di sviluppo sostenibile. Grazie ancora, grazie Massimiliano, grazie Chiara, grazie Saul e buona serata, buona cena e ci vediamo domani sera. Grazie a tutti. Grazie. Buona serata. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie a voi. Buona serata.